devo guardare là, però lo dico lì. What's up skaters, what's up haters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale, se ti va iscriviti, perché vi porto in viaggio con me. Cioè, parliamone, fino a ieri era tutto tranquillo, partiamo noi stamattina e c'è il temporale più grosso della storia. Ma che... non vedo dove vado! Sono tipo ai 50 all'ora da una ventina di chilometri. ...2005-2010, abbiamo messo una playlist su Spotify e sono la cosa più pop del mondo, raga. Però mi sto scassando da ridere. Io vengo a far controllare un attimo la macchina e lei si mette a giocare a True Skate, va bene, col mio telefono. Siamo arrivati al tenda Francia, solo che c'è da aspettare. Io ho il labbro gonfio perché ieri mentre skateavo una vespa mi ha punto sul labbro. La fortuna proprio. Ovviamente ho portato lo skate, come non potevo portarlo. Cazzo, mandi a fanculo 4.000 persone, ti vengono a stalkerare a casa. Non è... Cristo! Redullina per tenermi sveglio mentre viaggio. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're what I need. Non so se si vede quel coso. È la roba più temuta dagli italiani, l'alice. Guardalo, brutto infame. Ci siamo fermati a Bray-sur-Roya. Si dice, è giusto così? Bray-sur-Roya, sicuramente quella pronuncia francese migliore del mondo. Per fare un attimo di pausa, perché comunque 2 ore è qualcosa che siamo in viaggio. Mangiamo qualcosa, abbiamo solo dei cereali. Però il posto è abbastanza carino qua. Se passate per la Francia ve lo consiglio, venivo sempre da piccolo. Io mi chiedo chi è il pirla che butta le Pringles. Perché? Cosa ti costa portarle fino a lì? Ah. Era lì, lì tipo, bastava fare 3 passi. Venivi qua e lo buttavi. Brutta testa di... Comunque noi da Real Poracci abbiamo preso queste robe qua che non so cosa siano. Posto proprio figo. Ora torniamo in viaggio verso Bordighera. Oh, 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 oh. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. Guys, siamo arrivati dopo tanto tempo e sono mezzogiorno meno un quarto. Siamo arrivati a 20 miglia. Ci mancano gli ultimi 5 km che saranno i più devastanti perché c'è tanto traffico. Tanto. Dopo mezz'oretta per fare 5 km ce l'abbiamo fatta. Eccolo il garage. Ora, visto che questa non è casa mia e questa telecomanda non funziona, il dilemma è: qual è la chiave? Ero l'unica chiave della quale ero convinto che... cioè, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ora mi aspettano un bel po' di manovre per entrare nel garage che è lì. Sarà comica. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so
cosa diavolo stai facendo? Ecco, vai a nasconderti, va. Questo vi fa capire quanto facciamo schifo. Cioè, qua c'è solo junk food, raga. Tipo, cibi con carne. I noodle, abbiamo 6 pacchetti di noodle. La peanut butter, cioè, vabbè. No, però dai, diciamo la verità. Qua ci sono anche delle cose sane. Non siamo così messi male, su. Che pranzone. Del salame e dei sofficini. Sinceramente non avevamo voglia di cucinare, troppo stanchi. Sto grondando di sudore. Troppo, veramente. Wet as fuck. This is the life. Sometimes you lose, sometimes you win. Oggi ho perso contro il mio Turkey Cub. Che scabro. Comunque, boh, ce l'avevo, nel senso, l'ho sempre fatto da un anno a questa parte, ma l'ho perso. Da un po' di tempo che non riesco più a farlo. La cosa che mi dispiace è che ho anche fatto male a una signora per sbaglio. Non so se si vedrà dalle riprese. Sono veramente scandalizzato da quante try ho fatto senza chiuderlo. Boh, è scomparso nel nulla. Ci tengo a dire che ho smesso di provare perché si è spenta la GoPro, non perché non avessi più voglia, perché avrei continuato fino a che non l'avrei chiuso, come sempre faccio. Però GoPro scarica, non ho potuto più registrare perché non lascio l'Osmo in mano a lei. Succo, meritato. Oh, cosa mi guardi? Non posso guardare. No, mi metti a... La giornata per noi di YouTube si è conclusa, nel senso che non ho più voglia di registrare, stasera faremo ancora un giro, però in centro, ma probabilmente senza skate, così, giusto per gustarci la vacanza e non andare a dormire alle 8. Domani riprendiamo a vloggare. Io credo che di questa giornata farò un singolo video, quindi spero che vi sia piaciuto. So che lo skate non è stato moltissimo, ma era il primo giorno. Comunque sia, sono qua in vacanza non per skateare. La vacanza sportiva sarà tra una settimana, quando andrò a Barcellona. Se vi interessa solo la parte di skate, magari cercatevela all'interno dei video che usciranno su questa esperienza. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un mi piace, commentate con qualsiasi cosa voi gli altri, se siete di Bordighera, se la visitate, magari avete qualche spot da consigliarmi, qualsiasi cosa sotto nei commenti. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Peace guys. Niente guys, spero che la giornata sia piaciuta tanto a voi quanto a me. Peace. No, volevo dire keep pushing. I'm not looking back.